Ecco, stasera sono al Ganesha Shrine e guardate un po' chi c'è. Ciao Matteo, carissimi, bentrovati. Matteo in Asia, Luca Wanderluster. Wanderluster, ok. Una garanzia. Una garanzia doppia. Doppia garanzia perché stasera. Siamo qui tutti e due. Allora, in realtà ci eravamo incontrati un giorno o due fa, due giorni fa. La prima volta. La prima volta. Ci conoscevamo online. Online, su Facebook, sui vari social. E ci siamo incontrati due giorni fa, abbiamo provato a fare un video, solo che tra una birretta e l'altra devo dire che è venuto un po'... Non eravamo molto accettabili, okay, via. Esatto, esatto. Ed eccoci qua. Quindi gli ho detto, rifacciamo un video questa sera e ti faccio vedere il Ganesha Shrine, che è questo qua, alle nostre spalle. Molto carino, e adesso così ve lo faccio vedere anche a voi. Ok, ci può stare. Allora, siamo nella zona di Huiquang, la stazione Huiquang, cioè la stazione della MRT, la linea blu, quella che va da nord a sud principalmente, e adesso fa anche il giro circolare, perché ricordiamo che nel 2020 è stata aperta la linea MRT che fa tutto il giro del centro di Bangkok. E infatti io sono arrivato dalla fermata di Saram Chai, che è la fermata che insiste sull'estensione che hanno fatto di recente e che collega quindi la downtown, la parte vecchia della città, con queste zone nuove. Molto più facile spostarsi, sono 13 fermate, da Saram Chai ci ho messo 25 minuti. E tra l'altro qui vicino c'è anche il Thai Cultural Center, no? Sì. Se non sbaglio, c'è il Talad Rothfai Rachada Market, sì, una bella Market. Zona che andiamo a scoprire insieme. Cominciamo dal Ganesha. Ganesha Shrine, vediamo un po'. Cosa troviamo? Ganesha sicuramente. Sicuramente lui c'è. Quando andate in questi templi o shrine, toglietevi sempre le scarpe. Sempre le scarpe, mi raccomando. Ora qui alle nostre spalle abbiamo la statua di Ganesha, eccolo qua, che è il super venerato di questo santuarietto. Il nostro Ganesha, che è figlio di Shiva. Shiva, tanto è vero che laggiù abbiamo il nostro Shiva, il dio distruttore del Trimurti indiano, con il suo tridente in mano, e si può venire qua a dare delle preghiere, no? Perché Ganesha è il dio elefante, esaudisce diciamo un po' i nostri desideri, ci porta saggezza ed elimina gli ostacoli sul nostro cammino. Ne abbiamo gli ostacoli? Speriamo non troppi. Ganesha ci porterà via tutti gli ostacoli che incontreremo sul nostro cammino questa sera. Andiamo, andiamo. Ci eravamo dimenticati di... Se adesso se ne va l'ambulanza. Ok. Ci eravamo dimenticati di Rahu, questo semidio. La palla che tiene in mano davanti alla bocca è la luna o il sole, dipende un po' dalle raffigurazioni. E è un dio molto potente, soprattutto per la ricchezza e il successo negli affari. A fianco alla statua di Ganesha c'è un topolone che voi non potete vedere perché è coperto dalle collane, ma vedete quell'orecchia, eccolo, e all'altra gli sussurrano i desideri, e poi dopo il topolone esaudisce i desideri. Matteo, perché c'è un topolone che adesso vi faccio vedere, e questo qui prima si fa una preghiera, si esprime un desiderio e poi lo si solleva con il mignolo, poi si fa la domanda opposta, quindi prima è negativo e poi è positivo, e poi vedi se il peso del topo cambia e a seconda di quello hai una risposta positiva o negativa al tuo desiderio. Proviamo. Vai. Facciamo la prova? Sì. Adesso fai la domanda al contrario. Domanda al contrario. Ok. Ragazzi, è vero. Cambia? Assolutamente, sembra pesare il doppio. Allora,
Allora, siamo qui a Praça São Croix, una via in cui ci sono diversi mercati notturni e parecchie bancarelle in cui mangiare. E adesso andremo a mangiare qualcosa, berci una birra, ma prima volevamo ricordarci dove ci trovate. Che facciamo? Che facciamo? Ci piace raccontare l'Oriente, questo magico e affascinante Oriente. E tu, Luca, dove lo fai? Io, in Thailandia, sono qua. Mi piace raccontare la Thailandia, soprattutto il sud-est asiatico in generale. Ci saranno anche dei video sulla Cambogia, perché ho passato questa volta qui un mese intero a Siem Reap, vicino ai mitici templi di Angkor Wat, consigliatissimo da andare a vedere, stupendi. E poi, sì, particolarmente la Thailandia, che è il punto, diciamo, principale in cui passo la maggior parte del tempo. E io più o meno faccio la stessa cosa, anche a me piace raccontare principalmente la Thailandia, ma poi anche tanti viaggi in Oriente, Giappone, India, Sud-Est Asia in generale. E a te dove ti troviamo? Su Facebook, su Instagram, sempre come Luca Van der Luster, col W. Seguitelo oppure, perché è bravissimo, vi darà tanti utili consigli. Grazie, grazie Matteo. E poi chiaramente su YouTube, dove state vedendo questo video. E anche a me mi trovate su YouTube, Yutelandia, poi il blog yutelandia.it e su Facebook invece mi trovate con Matteo in Asia. Anche quindi, lui bravissimo, molto preparato. Grazie. Quindi affidatevi completamente a Matteo. E quindi seguiteci non solo su internet però, ma anche qui in questa strada andiamo un po', ci intrufoliamo in questi bei mercatini, troviamo qualcosa da mangiare, un po' di street food, qualcosa di veramente local. Andiamo. Assolutamente, andiamo. Questo è il famoso durian. Ti piace a te il durian? Sì, devo dire di sì. Devo dire che l'ho provato la prima volta e non mi era piaciuto. La seconda volta devo dire che non ha niente male. Il durian ci vuole sempre una seconda o una terza volta, perché l'odore non è proprio dei più intitanti. Tanto è vero che a volte è proibito portarlo addirittura nei taxi e negli alberghi. Negli alberghi. Non lo vuoi. La multa ti danno se lo porti in albergo. Quindi attenzione al durian. Suai! Questi giocherelloni, eh! Anche qui arriva l'aeroporto e dice quanto manca Roma, più vicino alle parti. Ecco, ci siamo fermati un attimo qua per prenderci una birretta. Fa molto caldo oggi, adesso siamo sotto il ventilatore, ma il caldo veramente si fa sentire. Una buona birretta con dentro il ghiaccio in stile Thai. Facciamo in stile vedere Thai. Il ghiaccio. No, io non ce l'ho messo il ghiaccio, perché questo è abbastanza, ma però te l'ha messo Luca, Luca, sì. Ah, c'è. Ok, no, me l'avete messo a tradimento. Esatto. Perché a volte purtroppo le birre le portano calde. Facciamo vedere che birre beviamo, le birre degli animali. Io bevo la birra dell'elefante, la Chang. Ok. E tu Luca? Io la Lio. E poi c'è anche la Sing, che è la birra del leone. Esatto. Le birre animali qua abbiamo. Quindi, come si dice qui in Thailandia, Chonggeo. 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 Abu Dhabi. Anche durante il pranzo, sempre al lavoro, sempre gli risponde. Questo era per farvi vedere che Matteo lavora imperterrito. No, no, anche no. Matteo mangia. Luca, Matteo, che c'è qua dentro? Guarda carino, guarda che carino questo. Rice. Cestino sticky rice, guardate carino, riso meraviglioso. E poi che abbiamo preso? Ma sai che non mi ricordo il ordinato? Allora, abbiamo preso, io ho preso del pollo, no scusami, del maiale alla griglia. E io del biff alla griglia. E del biff, eccolo alla griglia. Qua, ragazzi. Sempre con le salsine piccanti. Salsina piccanti, mi raccomando, se non vi piace il piccante fatelo presente, perché a volte in Thailandia lo spicy è decisamente spicy. Per dire piccante in Thailandia si dice pet. Se non volete il piccante dovete dire my pet, cioè la negazione, my pet, ricordatevi. Ascoltate Luca. Se no vi portano comunque le cose piccanti, sono buone, a me piace il piccante. Però se non vi piace ricordate my pet. Ok? Ora mangiamo. Buon appetito qui da Bangkok e probabilmente ci vediamo più tardi. Dopo la cenetta che ci siamo fatti con qualche birretta, qualche birretta, qualche, come al solito, passeggiamo attraverso il mercato. Eccoci. Direi che è molto
femminile, no? Diciamo sì, che... tutti vestiti per ragazze. Ragazze, e... siamo persi un pezzo sì, della... Sì, eccolo programma. Qua. No, e qui sempre siamo vicino a Kui Kwang, a Prasha Song Kro, è la via, e fanno il mercato notturno, quindi io direi adesso sono le 11, da quest'ora fino alle 3 di notte potete trovare tutte queste bancarelle, questi vestiti, principalmente vestiti da donna, e è molto molto movimentato. Sì. Vedete qui anche c'è parecchia gente, nonostante sia notte fonda, qui a Bangkok durante la settimana. Sì, sono le 11, comincia a movimentarsi sì. la situazione. Diciamo, okay. Molto carino, ve lo consigliamo, no? Assolutamente, da venire a vedere. È la vera Bangkok. Eccoci, siamo ritornati qui al Ganesha Shrine, dove abbiamo iniziato il nostro video. Esatto. E qui torniamo dopo qualche birra. Dopo qualche birra, una cenetta. Esatto. Una passeggiata al mercato. Quindi vi abbiamo fatto vedere quest'area di Bangkok, molto interessante. Vicino a Kui Kwang, ricordatevelo, la stazione della metropolitana Kui Kwang, lo vedete qui esatto. sotto scritto. Quindi venite a vedere il Ganesha Shrine e dal Ganesha Shrine potete fare tutta Prasha Song Kro, che è una strada in cui durante la notte fanno il mercato notturno. È stata una bella passeggiata, noi vi salutiamo, ovviamente seguiteci se volete dritte su questa bellissima area d'Oriente, l'Indocina, seguiteci, Luca, Van der Luster, Matteo, in Asia. E ovviamente anche sui nostri canali YouTube, noi vi salutiamo, continuate a seguirci carissimi, un saluto. Ciao ragazzi, alla prossima!